Riprendiamo quindi per l'ultima frazione di gioco al Pala Trieste, punteggio di 5-8-5-2, quindi partita aperta. Ricordiamo, si sfidano Acega SPS contro Bitum Calor Trento, una partita veramente bella per certi aspetti, un secondo quarto stupendo, poi comunque una partita combattutissima, ed ora siamo al rush finale, l'ultimo quarto. Tiro a tre di Trento che apre bene e trova un canestro importantissimo con Simone Fiorito. Ed ora siamo 5-8-5-5, a 9-35 da giocare. La schiacciata provata da Scarponi che non va. Siamo già dall'altra parte del campo. La penetrazione va a segno. Ed ora Trieste deve ritrovare il coraggio, c'è l'applauso del pubblico. Ancora Scarponi col pallone. Prova l'uno contro uno, scarico per il Nardone, il tiro che non va. Prende addirittura il tabellone esterno. Attenzione ora a Trento che sembra aver spostato l'inerzia della gara dalla sua. Palla sotto, evita la stoppata di Scarponi il giocatore di Trento e riesce quindi a trovare un altro canestro importante del sorpasso per gli ospiti. 5-9-5-8, 8-28 sul cronometro a giocare. Un tiro da tre di Bocchini che va importantissimo. Ed ora il punteggio di 6-1-5-9. Palla persa da Trento con un fallo, quindi palla affidata a Trieste che potrà quindi ripartire. Per Fiorito di Trento si tratta del suo secondo fallo. C'è un cambio, rientra anche il numero 10 Michele Ferri, il capitano della formazione di Trento. Ora Trieste riprende il gioco. Palla in attacco ancora per Fonzi in bianco rosso. Palla sotto Benevelli. Fallo su Andrea Benevelli. Rimessa laterale affidata alla formazione di Trieste. Pallone messo in campo da Marisi che scambia con Scarponi, poi ancora Marisi. 7.43 da giocare. Bocchini col pallone, cerca l'uno contro uno il capitano. La resta il tiro da due, c'è il canestro. Importantissimo, 6-3-5-9, 7.30 da giocare. Ancora Trento in avanti contro la difesa uomo di Trieste. Il tiro che va a segno da parte di Fernando Becerra. Trova tre punti che riportano Trento a contatto, ma ancora dietro, 6-3-6-2. Palla sotto, palla persa però dalla formazione triestina. Ed ora Trento può ripartire con la rimessa laterale da sottocanestro. Esposito protesta ancora, ha già preso un fallo tecnico. Ora per Trieste esce Marisi e rientra al suo posto Spanghero. Ed ora è tutto pronto e si riprende a giocare. Palla ancora per Trieste, per Trento in avanti. Ancora la formazione di Trento che trova un canestro importante con Stefano Gentile. Nuovo sorpasso, 6-4-6-3. 6-35 da giocare, ancora Nardò.
fallo subito da Leonardo. Ed ora time out chiamato da Bernardi. Punteggio, diciamo, di 6-4 a 6-3. Un punto solo di vantaggio per la Beaton Color Trento. Quando mancano sul cronometro 6 minuti e 30 secondi. Ultimo quarto abbastanza combattuto, anzi molto combattuto mi verrebbe da dire. In una partita che ha visto, come diciamo, Trieste partire molto bene e portarsi anche avanti di ben 12 punti. Poi si è fatta riprendere ed ora siamo lì, punto a punto per il rush finale. 6 minuti e 30 secondi da giocare. Ora vedremo quale sarà il quintetto che schiererà Trieste per questo rush finale. Vedo Bocchini, Lenardon, Scarponi, Marisi e Benevelli. Anzi no, non c'è. Sì, sì, giusto, Spangaro, Lenardon, Marisi. Ora vediamo un attimo anche di capire se Esposito. Stiamo, attenzione, mi sono distratto un attimo perché Esposito continuava a protestare, c'è stato il rischio secondo me. Intanto diciamo Lenardon, Spangaro, Scarponi, Benevelli e a chiudere il quintetto c'è il capitano Denis Bocchini. Mi ero distratto un attimo mentre davo il quintetto perché c'era Esposito che continuava a protestare e avendo già preso anche un tecnico, secondo me c'era il rischio più che concreto di un'espulsione. Ora un fallo da parte di Spangaro. 6-0-7 da giocare, a Cegas più 2. Ancora un cambio per Trento. Ora rimessa laterale affidata alla formazione di Trento. Ancora in attacco. Palla sotto, il giro. Passi. E questa volta l'infrazione c'è tutta. Ed ora c'è la rimessa da fondo campo affidata a Spangaro. 6-6-6-4. Palla ancora per Trieste. Il tiro di Benevelli corto, il rimbalzo buono che però non va a canestro, il Trento può approfittarne. Attacco ancora la formazione di Trento che trova il canestro con il tiro libero addizionale. Pari a quota 66, a 5.28 da giocare sul cronometro, però c'è anche un tiro libero addizionale per la formazione di Trento. Vediamo cosa succederà su questo tiro libero. Buono il canestro, c'è stata un'invasione ma da parte della difesa, quindi buono il canestro. E c'è ora il time out chiamato da Trento quando mancano 5 minuti e 28 secondi sul cronometro. È il punteggio di 6-6 a Cegas, 6-7 Beaton Color Trento. Quindi un punto di vantaggio per la formazione ospite.